Signori e signore, buongiorno. Ad ora la quinta puntata di Intrighi Passioni 8. Buona visione a tutti. Ah, meno male che stasera si viaggia bene, niente traffico. Che fortuna. Mandy, finalmente, ti aspettavo. Ciao Elisabeth, è successo qualche cosa? Sì, è successo sì qualcosa. Che cosa? Mi spieghi cosa stai combinando? Combinando che cosa, scusa? Senti, non fare la finta tonta. Sai benissimo di cosa sto parlando. Della tua amica Carrie. Te la fai con Louis? Vabbè, tra amiche... No, tra amiche niente. Io capisco che tu sei sempre stata innamorata di Louis, ma portarglielo via proprio da sotto il naso. Ma è lui che mi tampina sempre. Questa è sempre la solita scusa. È lui. È lui, è lui. Io fossi in te ragionerei sull'amicizia. Vabbè, ci penserò. Ah, ecco sì. Ecco, lupus in fabula. E adesso voglio che vi chiariate come due persone adulte. Ok. Elisabeth, hai sentito chiarire che cosa? Chiarire che cosa, scusa? Io non ho niente da chiarire. Anzi, se vuoi te lo puoi anche riprendere. E sai una cosa? Ti ho fatto anche un piacere. Basta, sei una stronza. Va bene, ok. Vai, basta, ancora, basta. Non vuoi chiarire. Non vuoi chiarire. No, io voglio chiarire. Basta. Adesso allora, ragazze, capiamo? Basta. E se lo devi riprendere. Fermi un attimo. E lo devi riprendere. Abbiamo parlato di... Elisabetta, tu Elisabetta non ti chiari. No, i chiarimenti sono da persone civili e non da gallinelle impazzite. No. Questa adesso la faccio fuori. Ho capito. Allora, adesso ti mole perché non vale la pena. Ecco, vai di là. E vabbè. Ma sai cosa faccio adesso? Lo chiamo e vado da lui. Ciao. Hai visto che amica? Devo chiarire con quelle persone lì? Senti, come non detto. Lo sai, se l'ha fatto con te, lo farà anche con lei, perché sai come sono gli uomini. Senti, ho un'idea. Andiamo a farci un bel Manhattan. Guarda che bel locale. Sì, ci vuole. Andiamo. Deve passare di qua. Collins, deve passare di qua per forza. Rachel, finalmente. Che c'è? Cosa continui? Ma ti ho mandato un messaggio, non hai letto niente? Non ho ancora sistemato l'app, ho avuto dei problemi. Ho avuto dei problemi, non ho sistemato l'app. Ma è una cosa importante che ti dovevo dire. E dimmela adesso, che problema c'è? Ho realizzato. Cosa? Chi ti ha sparato? Chi ti ha sparato? Chi mi ha sparato? Dai, sputa il rospo, chi? Ti dico solo che è una mora. Sì. Supponevo che fosse lei, Caroline. Caroline? Ma cosa c'entra Caroline adesso? È mora! Più mora di lei! E no. Tu non ti ricordi cosa abbiamo fatto nel passato? Che abbiamo messo sotto io e te in macchina quando tu avevi quella parrucca un po' strana? Chi è che abbiamo messo sotto? L'abbiamo sottomesso. Hai capito benissimo chi era Melanie. Era Melanie che... Sì, Melanie. Ma non si doveva dimenticare tutto? Cosa ha avuto, un attacco di Alzheimer? Eh? No, cara. È quella maga, quella ciarlatana di Dorothy, che alla fine non ha fatto il suo lavoro. Oltre a dimenticarlo io, lo dimenticherà anche lei, me lo garantisco. Non ti preoccupare che lei sia lontana. Quindi sta facendo il doppio gioco quella. Stai attento che il prossimo sarai tu però. Ma cosa dici? Vabbè, comunque sono di qua, eh. Non ho tutti i torti. Perché in fondo... Sì, volevo ammazzarla, lei ha tentato invanamente di farmi fuori, ma gli è andata male. Ho ascoltato tutto, cara Rachel. E tu? Buonasera, Collis.
sera, Carolyn. Che amica che sei. Che amica. Perché? Che amica, l'unica nera ero io. Supponevo. Supponevi? Tu mandi presto a condanna le persone. Ho detto supponevo. Va bene. Però hai visto chi fu, chi era? Chi era? Certo. Chi era? Era tua nuora. Mia nuora. Era tua cara nuora. Mia nuora. Una persona ambigua. Ma arriverà questo. Per fortuna che mio figlio se ne è accorto subito. Di quella stronza lì. Lei gli interessavano solo i soldi. Ma arrivare a questo è stata proprio vigliacca, cattiva. Sì, sì, ma tu non c'entri niente adesso. Caro. Meno male che tu non c'entri, sì. Guarda, sono, diciamo, sono sollevata. Mi sarebbe dispiaciuto perdere una persona come te. Però non mi hai creduto. Scusami, sono stata troppo avventata nei tuoi confronti, mi spiace. Hai ragione, Rachel. Forse hai ragione, il prossimo potrei essere veramente io. E pensare che è venuta anche a letto con me. Ma come? Te la sei fatta? Ma tu, Collins, sei sempre il solito. Non comment. Sei proprio un grande maiale. A questo punto direi di tagliare corto. Il tuo porcame te lo tieni per i fatti tuoi. Cerchiamo di vendicarci. Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Calma, calma. Adesso ognuno a casa sua e pensiamo al da farsi. Se fosse qui, la strozzerei con le mie stesse mani, come una gallina. Ah, io a casa ci andate voi. Io c'ho la santa messa, vado lì, mi illumina il piano strategico. Ok, buonanotte. Buonanotte. Uè, tu, vai a fischiare a qualcun'altra. Ma che cartellino che hai? Sì, io. Uno non può stare neanche in pace ad aspettare chi so io, che compari tu. Ma chi stai aspettando? Chi stai aspettando? Tu volevi che comparissi io. Questa è la realtà. La realtà è questa. Io, solo io. Cosa pensi? Che non ho gli uomini che mi aspettano? Io basta che faccio così. Certo. Fermatevi! Certo, fermatevi! Godiamoci la scena, sì sì, aspetto quanto vuoi. No, cioè adesso che voglio che si ferma qualcuno, non si ferma nessuno. Ehi tu, fermati! No, non si ferma nessuno. Guarda che la macchina è lì, andiamo a casa, va che è meglio. Muoviti. No, 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 e vedrai che si fermano, vedrai, fermatevi! Arriva una macchina, arriva. Ascolta, facciamo così, ti accompagno io a casa. No, dai, no! Dai. No, non voglio venire a casa, io devo aspettare qualcuno. Tesoro, guardami. Guardami. Andiamo a casa. E anche stasera è andata. Chissà cosa ci riserverà il futuro.